su un'ampia pagina di politica, nuovo appuntamento per il candidato alla segreteria regionale Sergio Blasi, che questa volta ha incontrato i giovani democratici di Taranto e provincia. Nelle liste del PD Mozione Blasi-Bersani, che a Taranto saranno presentate ufficialmente lunedì mattina, Sergio Blasi annuncia che metterà in campo 12 giovani in posizione eleggibile. È una prima risposta alla richiesta dei ragazzi di avere più spazio nella vita politica. Intanto i giovani democratici della provincia di Taranto hanno avuto un momento di confronto con il candidato alla segreteria regionale del Partito Democratico, un aperitivo in un loto locale della città promosso dal coordinamento provinciale della mozione Blasi Bersani, guidato da Francesca Battista. Come si fa a coniugare l'idea di un partito più strutturato con l'idea di rinnovamento e di partecipazione dei giovani al PD? Intanto dobbiamo provare a non essere una folla senza ossatura, perché per indignarsi di fronte alle disuguaglianze che si annidano anche in forme diverse rispetto al passato in una società come questa, abbiamo bisogno dei luoghi dove indignarci, abbiamo bisogno dei luoghi dove costruire la mobilitazione e il progetto per contrastare queste disuguaglianze. Allora, innanzitutto un partito, e questa è la sfida che Bersani sta cercando di mettere in campo. E la mia idea coincide esattamente con quella di Bersani, e dentro questo la freschezza, l'intelligenza, anche la voglia di protagonismo dei giovani possono trovare non solo spazio, ma devono trovare la loro casa, smettere con l'idea che i giovani, quando parliamo, diventano l'oggetto delle nostre discussioni e mai il soggetto della nostra azione politica. Cosa chiedono i giovani democratici di Taranto al loro candidato regionale? Noi con questa iniziativa vogliamo promuovere anche qui a Taranto la costituzione di un partito democratico nuovo che punti al rinnovamento e che ponga le giovani generazioni di questo partito al servizio di un progetto vero per il cambiamento della nostra società, della nostra comunità, attraverso un partito democratico più forte e più radicato sul territorio.